Gesù viene di fare una catechesi sull'unità dei fratelli. E la finì con una bella parola. Vi assicuro che se due di voi, due o tre, si metteranno d'accordo e chiedono una grazia, gli sarà concessa. L'unità, l'amicizia, la pace fra i fratelli attira la benevolenza di Dio. E Pietro fa la domanda, sì, ma alle persone che ci offendono cosa dobbiamo fare? Se il mio fratello commette colpe contro di me, mi offende, quante volte dovrò perdonarli? 7 volte? E Gesù rispose con quella parola che vuol dire in idioma loro sempre, 70 volte 7. Sempre si deve perdonare. E non è facile perdonare, perché il nostro cuore egoista è sempre attaccato all'odio, alle vendette, ai rancori. Tutti abbiamo visto famiglie distrutte dagli odi familiari e si rimandano da una all'altra generazione. Fratelli che davanti alla bara di uno dei genitori non si salutano perché portano avanti rancori vecchi. Sembra che sia più forte l'attaccarsi all'odio che all'amore. E questo è proprio il tesoro, diciamo così, del diavolo, no? Lui si accovaccia sempre fra i nostri rancori, fra i nostri odi, e li fa crescere, li mantiene lì per distruggere. Distruggere tutto. Tante volte per cose piccole distrugge. E anche si distrugge questo Dio che non è venuto per condannare, ma per perdonare. Questo Dio che è capace di fare festa per un peccatore si avvicina e dimentica tutto. Quando Dio ci perdona, dimentica tutto il male che abbiamo fatto. Qualcuno diceva è la malattia di Dio. Non ha memoria. È capace di perdere la memoria in questi casi. Dio perde la memoria delle storie brutte di tanti peccatori, dei nostri peccati, ci perdona e va avanti. Ma ci chiede soltanto, fa lo stesso, impara a perdonare, non portare avanti questa croce non feconda dell'odio, del rancore, di me la pagherai. Questa parola non è né cristiana né umana. La generosità di Gesù che ci insegna che per entrare in cielo dobbiamo perdonare. Anzi, ci dice, tu vai a messa? Sì. Ma se quando vai a messa ti ricordi che il tuo fratello ha qualcosa contro di te, riconciliati prima. Non venire da me
con l'amore verso di me in una mano e l'odio col fratello dell'altra. Coerenza di amore. Perdonare. Perdonare del cuore. C'è gente che vive condannando gente, parlando male della gente, continuamente sporcando i suoi compagni di lavoro, sporcando i vicini, i parenti, perché non perdonano una cosa che le hanno fatto o non perdonano una cosa che non le è piaciuta. Sembra che la ricchezza proprio del diavolo è questa: seminare l'amore al non perdonare, vivere attaccati al non perdonare. E il perdono è condizione per entrare in cielo, eh? La parabola che Gesù ci racconta è molto chiara. Perdonare. Che il Signore ci insegni questa saggezza del perdono, che non è facile. E facciamo una cosa, quando noi andremo a confessarci, a ricevere il sacramento della riconciliazione, prima chiediamoci: io perdono? Se io sento che non perdono, non fare finta di chiedere perdono, perché non sarò perdonato. Chiedere perdono significa perdonare. Sono insieme ambedue, non possono separarsi. E coloro che chiedono perdono per se stessi, come questo signore che il padrone perdona tutto, ma non danno perdono agli altri, finiranno come questo signore. Così anche il Padre mio celeste farà con voi, se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. Il Signore ci aiuti a capire questo e abbassare la testa, a non essere superbi, a essere magnanimi nel perdono, almeno perdonare per interesse. Come mai? Sì, perdonare perché se io non perdono non sarò perdonato, almeno questo, ma sempre il perdono.